Diamo inizio alle celebrazioni di questa giornata del 4 novembre, giornata dedicata all'Unità Nazionale e ai caduti di tutte le guerre. E diamo la parola al rappresentante della sezione di Rio Nero dei combattenti e reduci, Saverio Posca. Va bene così, grazie. Presidente mio personale, unito al consiglio direttivo e soci della sezione combattenti di Rio Nero, mi corre l'obbligo di rivolgere il più vivo e riconoscente ringraziamento a tutte le autorità civili, militari, politiche, amministrative, religiose, alle scuole e a tutta la cittadinanza di Rio Nero per la loro partecipazione. Segno tangibile di sensibilità morale e sociale per un avvenimento che resta fondamentalmente nella storia della nostra nazione. Oggi 4 novembre, 91° anniversario della vittoria, e come ogni anno, anche questa volta ci ritroviamo riuniti per rivolgere doverosamente il nostro riverente pensiero alla memoria di tutti i caduti nel corso della lunga e dolorosa guerra per giungere all'indipendenza e all'unità d'Italia. Una conquista che non possiamo e non dobbiamo dimenticarlo. La si è ottenuta con il sacrificio di, un attimo solo, con il sacrificio di centinaia di migliaia di morti caduti nei campi di battaglia, in un periodo storico in cui i sacrifici più grandi erano all'ordine del giorno. Ed oggi, in questa ricorrenza, la nostra intenzione è aggiungere il ricordo più accorato delle 16 vittime rionerese trucidate il 24 settembre di 66 anni fa. I combattenti si stringono intorno orgogliosi e commossi attorno al tricolore e alle forze armate, che restano sicuro presidio delle istituzioni democratiche, proprio nella stessa giornata in cui per loro è festa ufficiale. Riponiamo nelle forze armate grande fiducia e siamo certi che vorranno sempre e comunque vigilare perché non si realizzi mai e poi mai il minimo tentativo di dissacrare il tricolore, il simbolo della nostra bandiera nazionale, che soprattutto le giovani generazioni conservino nel loro cuore l'amore per la patria, il rispetto per le istituzioni democratiche, il rifiuto per le guerre portatrici di lutto e di miseria. Che tutti conservano il sentimento d'attaccamento per il valore della libertà e della giustizia in un clima di progresso sociale ed economico della nostra gente. Non è vero che i nostri caduti sono assenti o dimenticati. Questo monumento è proprio il simbolo di tutti i caduti d'Italia, che rimarranno per sempre nella nostra memoria e nei nostri cuori. Viva l'Italia! No, allora.